Una manovra iniqua, dicevamo, perché è una manovra di austerità, tagli alla sanità pubblica. C'è da segnalare ancora una volta la megaballa del governo sul fatto che sarebbe la manovra col più grande investimento della storia nella sanità pubblica. In tutto il mondo la sanità si misura parametrata al PIL. E c'è un motivo se si fa in tutto il mondo. No, niente, non ne tengono conto. Secondo i loro stessi dati, se parametriamo la spesa sanitaria al PIL, da quando ci sono loro al governo sta scendendo, dopo anni in cui, in mezzo a una pandemia con tutte le difficoltà, quel Fondo Sanitario Nazionale invece aveva finalmente visto una crescita. Questo che cosa vuol dire? Liste d'attesa che si allungano a dismisura, persone che prenotano una visita specialistica oggi e ottengono un appuntamento tra 2 o 3 anni, che vuol dire essere costretti a sperare che la propria malattia corra meno veloce di quanto non si stia allungando quella lista d'attesa. Problemi concreti. In questi giri in cui abbiamo anche fatto tante iniziative territoriali, sono stata a Napoli ieri di nuovo, ma c'ero stata qualche settimana fa, mi avevano fermato per strada due persone che hanno una malattia oncologica e che la prima e unica questione che ci sottopongono come rappresentanti in Parlamento è la sanità pubblica a cui non riescono più accedere. Non riescono più a accedere alle cure, e questa è la situazione, neanche di qualità della cura, che è pure un tema fondamentale, ma di accesso alle cure, cioè la traduco, il modello che sta spingendo Giorgia Meloni col suo governo dal primo giorno, è un modello per cui chi è ricco va al privato e salta la lista d'attesa, chi è povero c'è una lista d'attesa talmente lunga davanti che sta rinunciando a curarsi. Ma noi possiamo accettare che sia questa la declinazione del diritto costituzionale alla salute, come è stato pensato da Tina Anselmi? Ieri hanno titolato a Tina Anselmi una targa, noi eravamo impegnati al voto alla Camera, ma chi ha inserito il sistema nazionale sanitario in Costituzione aveva l'idea di un sistema universalistico che curasse il povero come il ricco, ma il povero che ha più bisogno, perché non ha le risorse da solo per curarsi. Allora, la sanità è il vulnus più evidente di questo passaggio. Non è il solo, perché come si taglia la sanità pubblica, e guardate che su questo abbiamo presentato insieme ad altre opposizioni degli emendamenti che dicono poche cose chiare, che capiscono tutti a casa: 4 miliardi in più, uno subito sulle assunzioni. Il paradosso è che il governo, per contrastare le liste d'attesa, che cosa dice? Eh beh, facciamo lavorare di più il personale sanitario esistente. Ma dico, ma non l'hanno incontrato un medico o un infermiere in questi mesi? Che sono tutti con turni estenuanti, molti al limite del burnout quando non sono già andati in esaurimento. 21.000 si sono trasferiti direttamente all'estero. Mancano 30.000 medici e 70.000 infermieri. Si stanno svuotando interi reparti. E davanti a questo la risposta è far lavorare di più quelli che stanno già in questa condizione di difficoltà. Ma così stanno smantellando la sanità pubblica di questo paese. E non ce lo possiamo permettere, perché dovremmo, dopo una pandemia mondiale, aver imparato quanto invece bisogna investire di più nella sanità pubblica, nella governance pubblica forte, soprattutto quando hai delle situazioni in cui si vede la differenza, quando c'è una sanità territoriale forte oppure no. Per il Covid è stato così. La destra non crede nella sanità territoriale, sta tagliando le case della comunità anche nel PNRR. Non è un loro problema, evidentemente, però è un problema di quelle tante persone che proprio nelle aree interne sentono di non aver assicurato il proprio diritto alle cure. Perché se devo prendere la mia auto e farmi 40-50 km per trovare il primo presidio di cura, non c'è niente da fare, per loro quello sarà un diritto a metà. Allora, non è questa l'Italia che vogliamo disegnare. 4 miliardi in più, uno subito sulle assunzioni, sono gli emendamenti fatti con le altre opposizioni. 600 milioni sulla non autosufficienza. Stiamo parlando di 10 milioni di famiglie italiane. Stiamo parlando di famiglie che senza quei servizi devono farsi carico interamente della cura. E chi si fa carico interamente della cura, o quasi interamente della cura, spesso nelle famiglie? Sono le donne. Allora io mi aspetterei che dalla prima Presidente del Consiglio donna facesse qualcosa per riuscire a migliorare le condizioni di vita di tutte le altre donne in questo paese, molte delle quali sono schiacciate da discriminazioni furiose nell'accesso al mondo del lavoro e spesso hanno pure le responsabilità della cura che gravano spropositatamente sulle loro spalle. Allora, investire nella non autosufficienza, investire sugli asili nido, altra promessa tradita da Giorgia Meloni in questa manovra, ve la ricordate? Io me la ricordo, ve la ricordate, c'eravate molti di voi. La conferenza stampa iniziale con la promessa del secondo figlio gratis al nido, poi smentita da fonti poche ore dopo, la stessa giornata. Dopodiché,
Capisco che da una cosa all'altra ci poteva essere una via di mezzo, no? No, non c'è. Hanno abbassato anche il fondo 06 da quando sono al governo. Cos'è il fondo 06? È quello che permette di pagare gli educatori e le educatrici nei nidi d'Italia. Senza quello hai voglia a costruire nuovi muri con il PNRR? Per fortuna che abbiamo ottenuto il PNRR quando il partito di Giorgia Meloni manco lo votava. Ma non basta. Se non c'è una posta di bilancio adeguata che dica questo è un pezzo di futuro del paese, se non investiamo sull'istruzione a partire dall'educazione dell'infanzia, non stiamo dando un futuro alle nuove generazioni. Vuol dire anche contrastare la povertà educativa, che è un problema, contrastare la povertà alimentare. Ecco, queste sono questioni che noi abbiamo voluto segnalare. Era una manovra che in qualche modo ha colpito tutte le generazioni, perché colpisce le pensioni tagliandole al pubblico, colpisce soprattutto le pensioni delle donne, rivedendo i requisiti di opzione donna e api sociale. Colpisce le famiglie, perché oltre al fatto appunto che sui nidi e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non c'è nulla, hanno pure aumentato l'IVA sui pannolini e sugli assorbenti, mentre la riducevano sugli integratori alimentari e la chirurgia estetica. Cioè, è l'inversione, diciamo, dello schema di priorità che in questo momento dovremmo avere in testa. Oltre a questo, le altre grandi mancanze che abbiamo segnalato sono quella sulla scuola, cioè sul diritto allo studio, su cui non c'è nulla. Noi abbiamo chiesto di mettere con la manovra alternativa del PD 200 milioni che quasi raddoppierebbero il fondo per le borse di studio, perché non ci siano più degli idonei non beneficiari delle borse di studio, una contraddizione in termini. Abbiamo denunciato, l'ha detto perfettamente prima Chiara Braga, la totale mancanza dell'emergenza climatica in questa manovra. Nulla. Sono andati alla COP a farsi belli con quattro discorsi messi in croce, non si sono presentati al voto finale e comunque sulla manovra non c'è nulla per affrontare. Guardate, non una cosa astratta, ma stiamo ancora aspettando i ristori al 100% che sono stati promessi agli alluvionati dell'Emilia Romagna, e ora ci sono anche quelli delle altre regioni a cui dare risposte. Anche su questo niente. Io mi domando dove pensano di portare questo paese. Quindi taglia la sanità, taglia le pensioni e poi, scusate, un'altra cosa, ma taglia gli enti locali. 600 milioni tra regioni, province, città metropolitane e comuni. Ma quelli, anche qui, non è che sono risorse, diciamo, per rifare il municipio. Sono risorse che vuol dire tagliare i servizi, ad esempio i servizi sociali alle famiglie. Quelli dati dai comuni. Ed è lo stesso governo che, abbiamo imparato in questi giorni, ha cancellato l'unico strumento, per quanto migliorabile, di supporto contro la povertà, lasciando 900.000 famiglie senza una prospettiva da gennaio. Quasi un milione. 900.000 famiglie senza prospettive. No? E poi, vabbè, lascio perdere, mi riprendo il filo, diciamo. No, perché sai, niente su questo, no? Ogni tanto sentiamo qualcuno che si definisce destra sociale, ma non c'è niente di sociale in questa manovra, niente, c'è il contrario, c'è la scelta di aumentare le diseguaglianze di questo paese, che è, se ci pensate, la conservazione di un modello economico e sociale che in questi decenni ha dimostrato tutta la sua insostenibilità, ma che trova in Giorgia Meloni la sua più grande alfiere paladina. Altro che destra moderna e innovativa. Questa è l'ideologia neoliberista più profonda dell'idea che noi intanto, diciamo, possiamo permetterci di nascondere i poveri, di togliere i sussidi, di impoverire ulteriormente le persone. Tanto a noi ci interessa provare a far ripartire la crescita, che non c'è niente sugli investimenti, perché poi se si cresce, no, in qualche modo qualche briciola arriverà pure a chi sta peggio. Ma è come se non avessero vissuto in questo paese negli ultimi 15 anni. Ed è il motivo, penso, per cui hanno voltato le spalle a 3,5 milioni di persone in Italia che sono povere anche se lavorano. Anche se lavorano. Non basta più lavorare per sfuggire alla povertà. Ci sono persone che prendono 4-5 euro all'ora. Abbiamo fatto una proposta semplice, si poteva approvare a costo zero, lo voglio ribadire. Il salario minimo presentato dalle opposizioni si poteva approvare a costo zero. E invece cosa hanno scelto? Di rinviare per altri 6 mesi con una delega al governo dove non c'è il salario minimo
e non c'è una cosa chiara che a casa capiscono davvero tutti, cioè che sotto i 9 euro non è lavoro, è sfruttamento e non deve essere legale. Una proposta che rafforza la contrattazione collettiva, ne abbiamo bisogno,